Signora, buongiorno, iniziano i saldi, hai già in mente cosa acquistare? No, sto guardando adesso le vetrine. Un'idea? Non ho idea. idea. Vediamo, un paio di scarpe, un vestitino, un paio di pantaloncini per lei. Io ho già acquistato. Ah, già acquistato, che cosa? Fare magliette, pantaloncini. Prezzi ovviamente scontati. Beh certo. Avete già in mente cosa acquistare? Di tutto. Bene. Se possibile. Accessori, abbigliamento. Abbigliamento prevalentemente, domani iniziano i saldi. Avete già in mente cosa acquistare? Sì, <ride> abbiamo, anche già, fatto abbiamo anche già comprato qualcosina. Abbigliamento, scarpe? Abbigliamento. Abbigliamento? abbigliamento. abbigliamento. Sì, e gli sconti invece come le sono sembrati? Eh, vabbè, adesso per il momento sì. iniziano no? piano piano, poi dopo, man mano, aumentano. Sì, siamo per i saldi. Gli sconti come le sono sembrati? Ma ancora non ci sono molti sconti. Torna l'appuntamento estivo con i saldi, momento dell'anno in cui sconti offerte permettono alle famiglie di fare acquisti a prezzi convenienti grazie ai ribassi applicati dai commercianti. Come ogni anno il periodo è fissato dall'inizio di luglio per arrivare fino alla seconda metà di agosto, con leggere differenze tra le regioni. La data di inizio stabilita per i saldi estivi è la stessa, si partirà il 6 luglio, con qualche eccezione. Diversi commercianti, ha segnalato il Kodakons, hanno già cominciato ad applicare sconti e promozioni in anticipo sulla data di inizio per fronteggiare l'elevato calo delle vendite causate dal maltempo che si è verificato nel mese di maggio. Noi associazioni di categoria insieme all'amministrazione comunale abbiamo cercato eh, di appunto eh, comunicare, invitare eh, tutte le persone a venire in centro storico a fare una bella passeggiata e cogliere l'occasione e quindi incentivare un po' no, tutto il discorso del commercio. Ci sono tanti locali che possono accogliere poi le persone e in occasione eh, appunto di questa serata sarà aperta anche eh, la eh, caserma Paolini fino a luna di notte, quindi abbiamo cercato di comunicare anche questo per rendere più agevole comunque anche il, il parcheggio. Secondo quanto previsto dalla legge a essere scontati possono essere soltanto i prodotti di carattere stagionale o quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo, se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Le norme inoltre prevedono degli obblighi precisi per i commercianti, deve essere sempre indicato accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, ma è facoltativa l'indicazione del nuovo prezzo di vendita. Inoltre le merci con il prezzo ribassato devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo.